Birre di papà e di mio fratello, vino di tutti. Super iperprotettivo e geloso delle sue auto. Lei, MTV, è la cagnolina di casa, si sta un attimo agitando. Si chiama Gea, non ha nemmeno un anno. Sta arrivando qualcuno e quindi si agita. È super fifona e se anche ringhia è molto buona. Cioè sembra un po' cattiva, tipo ora sembra cattiva, ma in verità è buona. Ora MTV, vieni con me. Perché ti mostrerò la cucina. Non è proprio il mio posto preferito della casa, ora capirai perché. Nella mia famiglia più o meno sono quasi tutti bravi, tranne me e mio fratello a cucinare. Infatti è il luogo in cui ci sto meno in assoluto, se non per mangiare o per bere. Solitamente su questo piano mia sorella e mamma preparano le pizze o le torte, dipende un po' insomma dalla serata e dalla voglia che abbiamo. Qui invece passiamo al piano cottura, quindi abbiamo i vari fornelli che avrò acceso in vita mia in 18 anni che abito in questa casa circa due volte e non sto scherzando. Per quanto io odi la cucina, ti porto nella mia sezione preferita, che è appunto il frigorifero. Qui abbiamo tipo tutti gli Actimel che piacciono a me, che alla mattina sono pazzeschi, ve lo giuro. Poi abbiamo tutte le varie verdure che compra mia mamma, che ci obbliga di mangiare perché ovviamente è importante. Poi qui vabbè abbiamo il latte per la mattina, birre di papà e di mio fratello, vino di tutti. Note floreali di lavanda e fiori di campo? Carissima MTV, ora mi faccio una spremuta. Non ho messo il bicchiere. Siccome MTV il giro di casa mia è ancora molto lungo e ho bisogno di vitamina C, beviamola insieme. Questa MTV è casa mia vista da fuori. Abbiamo tutto uno splendido giardino super verde. D'estate prendo tantissimo, tantissimo sole, magari dopo che finisco il mio bagno in piscina. Gea, vieni qua. Vieni. MTV, ti ho portata nell'area giochi. Qui sull'altalena io e mia sorella facevamo a gara chi riusciva ad andare più in alto con l'altalena, però io avevo super super paura, quindi mi limitavo e andavo pianino. MTV, ti ho portata nella parte auto. Qui dietro di me, come potete vedere, c'è la Tesla di mia mamma. Ma mamma te la fa usare? Io non ho ancora la patente, anche se ho fatto i 18 anni da poco, ma spererei che mia mamma, quando prenderò la patente, mi faccia fare un giro sulla sua macchina, anche se penso di non poterla guidare appena prenderò la patente, no? Questa è la Porsche di papà. Sono sicura che se mai un giorno dovessi prendere la patente non me la farà assolutamente usare, perché lui è super iperprotettivo e geloso delle sue auto.